Buongiorno, oggi è martedì 12 maggio del 2015. Oggi trattiamo un bellissimo argomento che riguarda la promessa di Dio, la grazia di Dio e la fede che Lui ci ha donato. Romani 4, 16 dice così: l'eredità è per fede, affinché sia per grazia. In questo modo l'eredità è assicurata a tutta la progenie. Parla della progenie di Abramo. La Bibbia dice che la progenie di Abramo siamo noi, cioè la Chiesa, tutti coloro che hanno creduto in Gesù. L'eredità si afferra o si riceve per fede. In tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutti quanti, a tutti coloro che credono. Dio ha stabilito che l'eredità, che le sue promesse, che le sue benedizioni vengono nella nostra vita non perché adempiamo la legge, ma perché crediamo nella sua grazia. L'eredità è per fede affinché, o in tal modo, essa è per grazia, cioè la fede prende e si appropria di ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. E come parlavamo ieri, ci sono queste diverse linee di pensiero dove tu devi fare per diventare, oppure devi fare in tal modo che convinci Dio a benedirti, mentre la Bibbia dice esattamente al contrario, che siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù, e di conseguenza attraverso la nostra fede noi ci appropriamo o realizziamo ciò che Dio ci ha già provveduto. Ad esempio, non troverete preghiere per guarigione nel Nuovo Testamento, ma tutte le volte che si prega per i malati c'è una dichiarazione di fede. Non c'è una preghiera del tipo: Padre, ti prego, guarisci questa persona nel nome di Gesù. No, nel Nuovo Testamento vedrai tutte le guarigioni attraverso dichiarazioni di fede, cioè sii guarito nel nome di Gesù, oppure alzati e cammina nel nome di Gesù, oppure ricevi nel nome di Gesù. Non si prega mai, ad esempio, per ricevere lo Spirito Santo, non si chiede per ricevere fede, per ricevere unzione, per ricevere autorità. Perché? Perché questo rientra nel pacchetto all inclusive di quello che Cristo ha già fatto per noi. Noi siamo stati già benedetti. La nostra fede ci permette di appropriarci di ciò che lui ha già fatto. Quando una persona viene guarita, non è che Dio la guarisce in quell'istante. Gesù ha detto: tutto è stato compiuto, tutto è compiuto, tutto è stato già fatto alla croce 2000 anni fa ed è stato reso disponibile per noi grazie non solo alla croce, ma grazie alla resurrezione, all'ascensione e al versamento dello Spirito Santo. Quindi noi attingiamo ad una tavola già imbandita per noi. Se noi abbiamo la mentalità sbagliata, se noi abbiamo la mentalità dei cagnolini, staremo sempre sotto la tavola aspettando che le briciole cadano dalla tavola dei padroni. Mentre la Bibbia dice che il pane è per i figli, non le briciole. E quindi con la giusta mentalità non siamo come cani che stanno sotto la tavola, ma siamo come figli che si siedono a tavola accanto a papà. Quindi deve cambiare in un modo o in un altro la nostra mentalità, perché noi non riusciremo mai a convincere Dio a benedirci. In alcuni posti insegnano ad esempio che Dio ti benedice se tu dai la decima. Questo è falso, perché non è scritto nella maniera più assoluta nel Nuovo Testamento. Quella parte di Malachia riguarda l'Antico Testamento, ma non riguarda la Chiesa. Oppure, se non dai la decima, Dio non sgriderà il verme divoratore. State tranquilli, il verme divoratore è sotto i nostri piedi, è stato sconfitto una volta e per sempre. Dio non ci benedice perché noi diamo la decima. Dio ci ha già benedetto e quindi noi possiamo dare la decima, la ventesima, la trentesima, la novantesima sulla base di quello che lo Spirito Santo ci mette nel cuore, chiaramente. Chi comprende la grazia diventa molto più generoso. Non fai calcoli con Dio, non fai il ragioniere con Dio. Chi ha compreso la grazia di Dio si affatica più di tutti gli altri, perché non fa altro che dare e dire ad altri quello che Cristo ha fatto nella sua vita, e quindi non serve Dio con percentuali.
grazie a Dio per questo. Dio non ti benedice se sei sottomesso ad un'autorità. La sottomissione a un'autorità è il risultato meraviglioso della comprensione dell'amore di Dio, e mi sottometto per amore, non perché devo essere benedetto. Poi qua entriamo anche in un discorso: è importante trovarsi una buona autorità alla quale stare sottomessi e non permettere a nessuno di dominarti o di controllare la tua vita, non lo permettere a nessuno. Dio ti benedice se tu fai questo, se tu fai questo. No, noi siamo stati già benedetti, e quello che facciamo non lo facciamo perché usiamo un baratto con Dio: io ti do e quindi tu mi dai. No, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, Dio ha già dato, e Dio non pretende nulla da te per benedirti. Dio ti ha già benedetto perché ti ama. Quello che tu fai per lui, quello che tu e Dio facciamo per lui, lo facciamo solo ed esclusivamente per amore. Quindi io non faccio le cose per essere benedetto, ma perché sono stato benedetto io faccio le cose. Io so chi sono, io so da dove vengo, io so dove sto andando, e di conseguenza questa fa parte della nostra identità. Io so chi sono e quindi agisco sulla base della mia identità, non per diventare qualcuno, non per ricevere qualche cosa. Quindi l'attività del credente è un'attività basata esclusivamente sull'amore. È vero, ci sono momenti in cui soffriamo, in cui certe cose non ci vengono facile, e allora lì andiamo, anche se non sentiamo il trasporto nella nostra anima, veniamo trasportati dal senso di ubbidienza e di onore. Ma questa non è la regola, questa è un'eccezione che riguarda semplicemente la nostra anima. Quindi vivi la tua vita con il Padre per amore e non per cercare di convincerlo a darti qualcosa, a benedirti, a rispondere. Quindi non usare il digiuno per farti rispondere da Dio, usa il digiuno semplicemente per stare con Dio. Non usare la decima come un pizzo da pagare, perché se tu non gli dai la decima Dio non ti protegge. No, questo succede nella mafia, questo succede in Sicilia, io sono siciliano, so di cosa vi parlo. Noi non paghiamo Dio per farci proteggere, noi non paghiamo Dio per farci prosperare, ma perché Dio ci ama, ci protegge e ci fa prosperare e ci ha già benedetti, noi possiamo dare per l'avanzamento del regno di Dio, e lo facciamo con amore, non perché vogliamo qualcosa in cambio, ma perché abbiamo ricevuto tutto da Lui, siamo pronti a dare qualunque cosa a Lui. Quindi vivi il tuo rapporto con Dio, vivi con Lui per amore, non per ricevere qualche cosa. Ah, l'eredità è per fede, affinché sia per grazia. In questo modo l'eredità è disponibile a tutti coloro che credono. Dio vi benedica, buona giornata.